Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un thriller fantascientifico canadese intitolato Radius. Attenzione spoiler! Buona visione! Il film si apre con un lampo luminoso che colpisce il suolo. Dopo la tempesta, un uomo si sveglia in mezzo al bosco, ferito e disorientato. Ha lampi di se stesso in preda al panico prima di un incidente d'auto. Inizialmente, pensa di aver sognato l'incidente, ma dopo aver individuato l'auto dietro di lui, è chiaro che è successo qualcosa di terribile. L'uomo non ricorda come ci sia arrivato e si avvia verso il paese più vicino. Lungo la strada, incontra un'auto e cerca di chiedere aiuto. Tuttavia, la persona devia e si ferma con noncuranza sul lato della strada. Dopo aver controllato, vede che l'autista è morto. I suoi occhi sono diventati annebbiati come se la causa della morte fosse una malattia. L'uomo prende immediatamente il suo telefono e chiama il 911. L'operatore chiede informazioni sulla sua emergenza prima di chiedergli il suo nome e la sua posizione. Solo allora il ragazzo si rende conto di non ricordare nemmeno una cosa su se stesso e non sa nemmeno se ha un nome o una famiglia. Riattacca il telefono confuso e tira fuori il portafoglio. La sua patente dice che non ha un nome e ciò lo confonde ancora di più. Mentre contempla cosa dovrebbe fare dopo, un corvo morto cade sul tetto dell'auto. Anche il suo occhio è velato come quello della donna morta. L'uomo lo ignora e si dirige verso il paese più vicino. Finalmente arriva a una tavola calda, ma dentro, tutti sono morti e i loro occhi sono annebbiati. Lui va fuori di testa, supponendo che le morti siano causate da qualche virus contagioso. Si precipita fuori appena in tempo per assistere a un'altra morte di un camionista. Si copre rapidamente il naso e prende una mappa dal ristorante, prima di dirigersi verso l'indirizzo scritto sulla sua patente. Un po' più tardi, raggiunge una casa che potrebbe appartenergli. All'inizio bussa alla porta e, quando nessuno apre, decide di entrare. Dopo aver ascoltato la segreteria telefonica impostata sul suo telefono, riconosce la sua voce ed è finalmente sicuro che la casa gli appartenga. Scopre anche che il suo nome è Liam. Ancora confuso, Liam si pulisce e accende la TV. Le morti a cui ha assistito in precedenza sono oggetto di indagine a livello nazionale. Gli esperti ipotizzano che si tratti di una guerra biologica o di un virus mortale creato naturalmente. In entrambi i casi, si consiglia alle persone di rimanere a casa. Liam nota un uomo che lavora nelle vicinanze nel campo e gli dice che non è sicuro fuori. La persona non capisce cosa dice e gli va incontro. Improvvisamente, i suoi occhi diventano annebbiati e cade morto. Liam non ha il coraggio di uscire, così scrive quello che sa delle morti e resta a casa. Si tiene al passo con le notizie e scopre che le morti sono troppo localizzate per essere causate da un virus. In effetti, ogni morte avvenuta è stata vicino o intorno a lui. Sente poi un corvo gracchiare ed esce a controllare. Quando si avvicina all'uccello, muore della stessa morte a cui Liam è stato testimone fino ad ora. In quel momento, gli viene in mente una teoria assurda. Crede che potrebbe essere lui la causa delle morti, siccome tutti quelli che erano intorno a lui sono morti. Non vuole testare la teoria perché ciò significa che più persone morirebbero. All'inizio, Liam pensa di chiamare la polizia e dire loro tutto, ma non sa se gli crederanno. Anche se lo faranno, sarà probabilmente oggetto di strani esperimenti. Liam decide così di occuparsi della questione da solo. Raccoglie cibo e provviste e si chiude nel garage vicino a casa sua. Più tardi quel giorno, la polizia viene a cercarlo perché la sua auto è stata trovata schiantata nel bosco. Liam corre fuori per nascondersi il più lontano possibile da loro. Uno degli agenti quasi lo prende, ma viene fermato quando gli uccelli cadono morti davanti a lei. Scappano subito dopo aver realizzato che le morti inspiegabili si stanno verificando di nuovo. Di notte, Liam sogna l'incidente d'auto e si sveglia vedendo una donna nel suo vialetto. La sente nel garage e si avvicina a lei e la avverte di stare alla larga, ma lei non lo ascolta. Qualche tempo dopo, apre la porta e, abbastanza sorprendentemente, la donna è ancora viva. Rivela che il suo nome è Jane. Non ricorda nient'altro prima di quella mattina, quando si è svegliata in ospedale. Il personale le ha detto che è stata coinvolta in un incidente d'auto e la macchina appartiene a Liam. È quindi lì per chiedergli se la conosce. Entrambi sono sorpresi l'uno dell'altro. Ricordano scorci dello schianto, ma non sanno cosa l'ha causato e perché stavano insieme. Mentre parlano, un cucciolo si avvicina a Liam e non muore. Questo gli fa credere di non essere lui il centro delle morti. Non dice a Jane della sua teoria e i due vanno a casa sua insieme. Cercano di capire se vivono insieme, ma sembra che Liam viva da solo. Improvvisamente, guarda il suo riflesso e ricorda lei entrare nella sua auto il giorno dell'incidente.
Questo gli dà un'idea e apre rapidamente la mappa. Trovano un ponte vicino al luogo in cui si sono schiantati e decidono di andare lì per indagare. La mattina seguente si recano nel suddetto luogo, ma nessuno dei due vi associa alcun ricordo. Jay rivela che l'unica cosa che ricorda del suo passato è andare al centro commerciale con la sua famiglia da piccola. Liam pensa che sia una buona cosa, perché questo significa che ha ancora una possibilità di ricordare altri incidenti. Proprio in quel momento, un altro ricordo arriva a Jane. Una notte, era sul ponte a guardare un foglio bianco tra le mani. L'ha buttato dentro l'acqua e Liam era accanto a lei. Il duo non sa cosa pensare, ma non sono ancora pronti a arrendersi. Vanno quindi sul luogo dell'incidente per vedere se porta più ricordi. Quando raggiungono il luogo, trovano un enorme cerchio nero per terra. Come avevano previsto, vedere il cerchio fa ricordare loro più scorci della notte. Sanno che erano in piedi sul lato opposto del cerchio uno di fronte all'altro dopo l'incidente. Liam pensa anche che il raggio del cerchio sia la portata della sua maledizione. Dice a Jane che le morti sono iniziate con lui e si sono fermate dopo che l'ha incontrata. Jane va nel panico e si rifiuta di lavorare con lui, avendo paura per la sua vita. Lei prova a scappare mentre lui la segue. Si fermano quando una macchina si ferma e ne esce una donna, presentandosi come una poliziotta. Riconosce Liam come il ragazzo la cui macchina è stata trovata nel bosco. Mentre lei lo tiene occupato, Jane scappa. Proprio quando è abbastanza lontana, la poliziotta cade a terra morta. È chiaro che Jane funge da antidoto alla maledizione di Liam. Ogni volta che è in giro nessuno muore, ma non appena si allontana da lui, si verificano le morti inspiegabili. Per dimostrare la teoria, Liam porta Jane in un campo con una capra e le chiede di andarsene lentamente. Quando è fuori dal raggio, l'animale muore, facendole credere che Liam abbia ragione. Successivamente, i due si recano in ospedale per una risonanza magnetica. Credono che i risultati gli diranno cosa sta causando le morti. Rimangono vicini l'uno all'altro durante tutta la procedura, ma alla fine, i risultati dicono che sono normali. Allo stesso tempo, sentono il nome di Liam al notiziario. La polizia ha trovato i cadaveri del poliziotto e del contadino e hanno collegato gli omicidi a lui. Il duo sa che se verrà arrestato più persone verranno uccise. Dopo aver realizzato che i poliziotti sono già in ospedale, corrono rapidamente verso l'ascensore. Liam entra, ma Jane è distratta dai poster di una persona scomparsa sul muro. Esso le ricorda che il foglio che stava guardando sul ponte non era bianco. Era un poster di una persona scomparsa con una foto di se stessa. Nel presente, Liam perde Jane e si prepara terribilmente ad assistere ad altre morti, così dice alle persone con lui di correre fuori il più velocemente possibile quando si aprirà la porta dell'ascensore. Fanno come detto, e Jane va da lui allo stesso tempo. Per fortuna, nessuno viene ucciso nell'incidente. Successivamente, guidano verso una proprietà recintata e passano la notte in macchina. Liam si sveglia di nuovo dall'incubo dell'incidente. Qualche tempo dopo, Jane ascolta le notizie alla radio e scopre che la polizia sa che è con Liam. Suo marito Sam è a una conferenza sul caso, pregandola di tornare. Jane è scioccata, perché non sapeva di essere sposata. Vanno a incontrarlo in privato e lo convincono ad aiutarli. Inizialmente, il ragazzo non crede ai due, ma quando Liam dimostra la sua maledizione uccidendo degli uccelli, Sam non ha altro modo che crederci. I tre vanno nel suo ufficio dove possono nascondersi per un po'. Lì, Liam trova il poster di una persona scomparsa che Jane teneva nella sua memoria. Esso ha la sua foto, ma il nome di un'altra ragazza. Sam spiega che il vero nome di Jane è Rose, e la ragazza nella foto è sua sorella gemella Lily. È scomparsa qualche mese fa, e non è più tornata. La sua scomparsa ha fatto cadere Jane in una spirale di depressione. Era così ossessionata da scoprire dove era andata Lily che ha causato una discussione tra lei e Sam. In quel momento se n'è andata un paio di giorni fa, ed è tornata solo oggi. La storia colma un enorme vuoto nella memoria di Jane, facendole ricordare più cose. Quella notte rinunciò a cercare sua sorella, e stava per commettere l'impensabile sul ponte. Liam l'ha trovata, e le ha salvato la vita. Loro stavano guidando da qualche parte lontano dal ponte, quando è avvenuto l'incidente. Dice a Liam che le ha salvato la vita, e lo ringrazia. Più tardi, Sam la trova addormentata sulle ginocchia di Liam, e diventa geloso. Chiama la polizia, ma se ne pente all'istante. Quando arrivano i poliziotti, separano Liam e Jane, causando la loro stessa morte e la morte dei pedoni nelle vicinanze. Dopo che tutti sono morti, Sam chiede al duo di scappare, promettendo che si prenderà cura della situazione. Ormai, Liam ha un'idea di dove stavano andando dopo l'incidente. Pensa stessero guidando verso un capanno appartato di sua proprietà.
Si fermano a una stazione di servizio, dove la trasmissione di una notizia cattura la loro attenzione. La notte dello schianto, un'anomalia cosmica inspiegabile ha colpito la Terra nel punto esatto in cui hanno avuto l'incidente. Il duo crede che potrebbe essere la causa delle strane cose che stanno accadendo, ma non hanno modo di dimostrarlo. Nella scena seguente, arrivano al capanno che è vicino a un lago. Parlano a lungo del loro futuro e di tutto ciò che è successo fino a quel momento. Anche se convinceranno le autorità che la causa dei morti è stata l'anomalia cosmica, cosa faranno dopo? Dovranno essere confinati e tenuti insieme per tutta la vita. Liam pensa che sia ingiusto nei confronti di Jane, dal momento che sarà la sua babysitter, ma lei afferma che non le dispiacerà vivere una vita del genere. Poiché il capanno è lontano dalla città più vicina, Liam può starle lontano senza uccidere nessuno. Va al lago vicino e sale su una barca. Allo stesso tempo, Jane trova un diario nel camino. Al suo interno ci sono diversi poster di persone scomparse, con una nota dettagliata su ogni persona. Jane lo sfoglia e alla fine trova il poster scomparso di sua sorella. C'è poi il suo nome reale scritto nella parte superiore della pagina successiva. Alla fine, viene rivelato che Liam è un serial killer che rapisce e uccide le donne. È sulla barca, quando riceve lo stesso flashback della donna. Capisce la verità e ricorda come ha ucciso la sorella di Jane e ha gettato il suo corpo in acqua. Stava per fare lo stesso anche con Jane, ma quella notte, mentre stavano guidando verso il capanno, Jane ha notato che stava cercando di sedarla. Hanno avuto un litigio, che ha causato l'incidente. Entrambi però sono scesi dall'auto illesi. Quando erano fuori, l'incidente cosmico si è verificato e li ha intrappolati all'interno di una cupola di energia. Non ricordano cosa sia successo dopo, ma finalmente i pezzi si sono uniti. Liam esce dal lago e vomita pensando alle cose orribili che faceva quando era se stesso. All'improvviso, Jane arriva con un fucile e gli chiede di riportare sua sorella indietro. Sta per ucciderlo, ma non riesce a convincersi a farlo. Tornano al capanno e trovano un gruppo di uomini fuori. Il gruppo pensa che siano terroristi e li attaccano. Liam scappa un po' più lontano e uccide due dei teppisti. Nel frattempo, l'ultimo va nel panico e spara a Jane. Muore anche lui qualche tempo dopo, ma Jane viene gravemente ferita nel processo. Liam la porta di corsa in ospedale e guarda i dottori portarla via. Non si sente più come il serial killer che era e si sente disgustato da se stesso per quello che ha fatto in passato. Alla fine, commette l'impensabile per prevenire altre morti. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.